Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra fuoriuscita insieme a Yuito, il coprotagonista, fuori dalla porta per prendere la penna di Seto e parlare con lui di una questione alquanto importante. Però, per adesso, continuiamo. Vuoi riposare e terminare la fase di attesa? Sì, non mi sembra ci sia altro da fare, giusto? E allora andiamo. Sono scomparsi i cubetti rosa. Sì, abbastanza. Mi preoccupo per tutti. Magari è quella che ha salvato Yuito? Kite koto ga aru wa. Sono ko mo jūdai kai ni. Ah. Mamorenakatta. Può essere che quella che ha salvato Yuito l'altra volta? ちょっと深入りしすぎたかもしれんな。これから気をつける。俺はそろそろ影炉を連れて巣王に戻るよ。京香たちはどうするんだ?私はナオミと一緒にカサネが目を覚ますのを待つわ。そうだ、セト。シデンも連れて行ってあげて。 あの子もあなたに憧れてるから。あ、オッケー。一緒に帰れればきっと喜ぶわ。セットね、そんプロブレマ。ええ。セットはモテモテね。羨ましいわ。ナオ、え、ダメ、ピアチディピュトゥ。会話すぐん1のビジョに相違われるとは光栄だよ。見さけちゃ、トゥトゥンイントレッチャモロゾテリビレインクエストジョコ。 L'amico di Yuito è innamorato di nostra sorella. Nostra sorella è innamorata di Yuito. Yuito, secondo me, è innamorato di noi. Noi siamo innamorati di Seto. Seto è innamorata di questa. Di nuovo quel sogno. Mata. Ano yume. Quanto. Madonna mia! Certo, nessun problema. Oh, ikenai. Seto-san wa? È andato via. Seto-nara, ah, Kasane-chan! Quanto... Io ho brutto presentimento su di te, sorella cara. Certo. Ara, ii wa ne? Sounasui na. E. Onee-chan ga sanka suru nara, watashi mo iku wa. 自主練ってことは海抜群本部の中の訓練所よね。それじゃあ、スオまでは一緒に行きましょう。 Io ho un brutto, terribile presentimento su di lei. Oh, ho questa brutta sensazione che le succederà qualcosa di brutto. それじゃあ、二人とも訓練頑張ってね。 Grazie. Ehi, una missione. Vediamo se posso vederle anche sulla mappa. Secondo me no, devo girare per trovarle. Sono responsabile delle ispezioni di sicurezza dell'equipaggiamento cittadino. Sai che alcuni estranei sono pieni d'acqua, vero? Sì. Non riesco a non pensare che questi mostri potrebbero entrare in città e bagnare tutti i macchinari. L'acqua è la nemesi delle macchine. Fai parte dell'FSE, vero? E occupati di quei mostri acquatici, sono tutti bagnati e dovrebbero essere vulnerabili all'elettricità. Ok. Conto su di te per la tua sicurezza della città. Problemi con i liquidi. Mentre il sasso elettrocinese è attivo, sconfiggi due bile pool. Ok, quindi è una roba generale. Devo trovare quelli bagnati e poi ucciderli con il coso dell'elettricità. Va bene. C'è un'altra missione qui. E quindi la cosa è vanificata. Nel senso,
Le missioni le trovi solamente quando sei vicino all'obiettivo, immagino. Sei la figlia più piccola dei Randall, vero? Sono sicuro che stai svolgendo bene i tuoi compiti. Visto che sono stato anch'io il migliore cadetto del mio anno, farò sì che non si trascuri il tuo addestramento. Facciamo un test a sorpresa. Il compito principale della F6 è quello di eliminare gli estranei, quindi vai a sopprimere i nemici indicati. Dovrai però farlo nei modi richiesti dalla prova. Gelatina leggera. Wow! Che premio! Certo, ora sei un membro del vero plotone, dovresti essere in grado di completare facilmente una missione come questa. Testa sorpresa. Io posso avere più missioni attive? Cioè, ma scusami, ma io se uccido dei bile pool adesso con l'elettricità, me li conta o no? E qui è sempre la questione, se la missione è disattivata, me la conta oppure no? Boh, non lo so. Torniamo dentro. Ehi, siete tutti qui, eh? ユイトさん。お、これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。オーイエー。ルールは簡単。フィールドに1つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。え、うなべらスピーダ、tutto ciò。優勝チームには 俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。 Forse avrei dovuto salvare prima. やったぜ。半分けはどうする？かげろう発案つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色の小よりを引いたやつ。Ok, quindi robe casuali, ovviamente. Ciao. さっさと選ぶぞ。 Ah, quanto sei fantasticamente amico tu, eh? Hanwake kettei! Futari tomo yoroshiku. Ah beh, dai, la nostra squadra è carina. Yatta! Yay! Nagi, Genma. Naomi ni kizu hitotsu demo tsuketara shouchi shinai wa yo. Shinpai suru na. Ore no chou nouryoku wa bougyu ni tokka shite iru. Mi fido di te, allora. Mi chiedo se sia una vera e propria sfida oppure no. Piacere mio. Intanto le risponde in modo merdoso. Quanto ci fai? Ah, un'altra preveggente. Ma mi chiedo se sia una sfida vera e propria. Che bello, siamo una squadra di signorine carine. Mi piace che le schermate di caricamento siano i membri della squadra ogni volta. È una cosa abbastanza bella da mettere. Ah, è finta quindi. No, vabbè, fai come vuoi. それじゃあつぐみ、あなたの投資でゴール付近の死角になる場所を探して。オッケー。どういうこと？勝利条件はフラッグを入手してゴールすること。下手に探し回るより フラッグを手に入れた班を待ち伏せして奪い取る方が楽だと思って。ま、だい。ま、まあ、そういう作戦もありだとは思うけど。でもそれじゃ訓練って感じじゃん。ね、anche questo è allenamento su campo。資格を見つけた。1データを送る。上出来よ。行きましょう。え？Mi chiedo se davvero terremo questa idea oppure no. Cambiare le variette date potrà stabilire la priorità delle cure o quali nemici devono essere presi di mira nei tuoi allenamenti. Cambiare le tattiche. Ok, finalmente so come si fa questa cosa. Lotta fino alla fine, combatti senza curarti finché i PS scendo. La madonna. Approccio moderato, i PS scendo 75, attacca di meno, curati di vera priorità. Manovra evasiva, non attaccare, ritirati, curati. Colpire nemici diversi, attacca un nemico non agganciato, colpire lo stesso nemico. Attaccare a volontà, attacca liberamente a piacimento, che è quello che c'è adesso. Io lascerei attacca liberamente per ora. Questa tra l'altro è la zona dell'altra volta. Grazie.
やられたら本当に死んじゃうんじゃないか。あ、aspetta, quello è il tizio d'acqua. まあ、ないとは思うけど、念のため気をつけていこうね。Brava ragazza. Allora, fermi un attimo. Io non ho ancora quello elettrico, immagino. No, devo avere per forza qualcuno nella squadra che sia anche solo in riserva che abbia il potere, ok? La pirocinesi, vabbè, fa la stessa cosa di quello elettrico, ma con il fuoco, immagino. Niente di diverso. Scusa un attimo, la chiaroveggenza però, che fa? Mentre il sasso è attivo, puoi individuare la posizione dei nemici invisibili e vedere le condizioni di scarsa visibilità. Durante questo periodo è anche più facile usare la schivata perfetta, dopo la quale puoi effettuare un attacco intuitivo con quadrato e buttare a terra un nemico. Ok, è una cosa che serve nei punti momenti in cui ci sono nemici invisibili, poca visibilità, o che comunque ti serve per schivare in modo preciso. Ottimo. Beccati questo. Se solo avessi il coso elettrico adesso, saremmo già avvantaggiati. Penso che lo userò adesso, anche perché ci sono i nemici da questa parte, quindi a questo punto. E però sono nemici acquatici, non ha senso usarlo, no? Maledetti. Beccati questo. Maledetto coso pieno d'acqua. Ok, per un attimo mi sembrava Yuito la tipa. Petrolio, eh. Ah, la chiaroveggenza, sì, grazie. L'abbiamo visto. Questo vuol dire che c'è un... eccoti qua. Nemico invisibile. Beccati questo, stronzo. Facevi tanto lo splendido perché eri invisibile, eh? Allora muori. Ecco fatto. Ustione, grazie. L'avevo immaginato che ci ferirà nel tempo. Ecco fatto. Muori? No, dai, peccato. Volevo usare l'L2 con il fuoco. Chiaroveggenza, nemico invisibile, ovviamente. Beccati questo, stronzo. Puoi essere invisibile quanto vuoi, ma io ti vedo chiaramente. E anche chiaroveggenza. Quanto caruccia quella con quei capelli viola, però. Muorici! Yes, salito di livello. Ah, ma tu hai un bastone. Tu che cos'hai, scusami? Non ho visto cos'ha la ragazzina. Ci sta, è molto bello. Mentre tu hai una pistola. Oh. Vabbè, questa sembra una carta di credito forma pistola, però almeno fa un po' più di danno. Che caruccetta che è, mi piace un sacco. Altri oggetti. Oh, ah, ok, pensavo che erano nemici invisibili, invece sono solo delle mosche schifose. Ah, non ho fatto in tempo. Ok, non so come sia morto, però penso a causa mia. Ecco fatto, è stato facile in realtà. Tra l'altro questi sono i Soul Spouts. Devo ucciderli in volo. Devo uccidere anche l'altro.
Aia! Non osate portarmelo via perché... Ecco fatto, yes! Fammi vedere se l'ho preso. Ah, perché Vose Pose, non so... Ah, fanculo. Mi sono dannato l'anima per nulla. Non sei più così invisibile, eh? Stronzo. Maledetto. Aia, bastardo. Ecco fatto. Muorici. Di nulla. Oh. Mosche. Becca di questo. Le travi sono fantastiche contro grande quantità di nemici, dicevo. Ecco fatto, facile e indolore. Altro gruppo di nemici qua sotto? Molto probabilmente. Ma guarda un po', nemici invisibili. Così funziona? Quindi avevo sbagliato fino ad ora. Vediamo. Allora, ho capito che in realtà hai abbastanza tempo per fare tutte le azioni, quindi non devi essere per forza precipitoso. Non hai tantissimo, ma comunque hai abbastanza tempo per vedere che cosa ti chiede di fare. Devo andare con più calma quando ci sono gli oggetti da L2. Tra l'altro io non ero salito di livello? Sì, ma solo di 2 punti. Ok. Oh, nemici, ovviamente. Allora, tu sei il tizio di fuoco, tu sei il tizio di fuoco e voi siete quelli combustibili. Beccati questo. Oh, salito di livello, perfetto, grazie. Allora, fermi. Ho 4 punti e a questo punto andiamo da questo, dai. Così subito dopo prendiamo questa qui, se prendiamo 4 punti o comunque 2 e 2. Aia, ok, qua è stato io a sbagliare. Unto, ovvero che puoi essere più suggestibile al fuoco, immagino. Maledetti nemici invisibili. Minchia se fa male. Beccati questo. E ora penso anche a te, stronzo. Ho bisogno di curarmi. Spacco la faccia. Aspetta, 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 ultimo colpo mio. Yes. Gli ho salvato la vita. Nemici invisibili? No, nebbia. Dove sei? No, era solo nebbia, ok. Ah, che dolor!
Ok. La tipa qui dobbiamo aumentarla sicuramente, perché la preveggenza, se ti fanno tutti questi... Uilla! Se ti fanno tutti sti scherzoni incredibili con la visibilità, tanto vale aumentarla proprio per vedere. Ah, e basta sti missili. Dove sei? Ah, ma sei tu che fai la nebbia. Maledetto, maledetto. E basta. Madonna mia. Ecco fatto. Oh, è finalmente morto. Questi tizi qua che fanno la nebbia sono terribili, eh. Ecco qua. Come dicevo, hai abbastanza tempo comunque. Per gestire la cosa. Non tantissimo, ma ce l'hai il tempo, eh. Minchia, che male. I pali della luce fanno sicuramente male, eh? Ah, di nuovo quello che fa. Dov'è? Eccolo là. Tu sei il mio primo obiettivo, stronzo. Dannazione, avevo il tempo per fare la mossa. Dove sei? Ah, che male! Sto per morire. Curati, ok. Togliamoci il fuoco di dosso. Allora, non pensa... Ammetto che non pensavo che il fuoco fosse così tanto un problema. Madonna mia, sti missili di merda che spara. Ti sto odiando, ma malamente. E che cavolo, maledizione a te. Ecco fatto. Beccati questo. Non c'è più il tuo amichetto che fa la nebbia, eh. Maledetti. Beccati questo. Ecco fatto. Allora, sti tizi qua che fanno la nebbia sono pericolosi. Ti fanno perdere tutto il target e tutti quanti ti assalgono. Devi prima puntare a loro. Anche solo con un oggetto devi puntarli subito. Siamo saliti di livello. Abbiamo 3 punti come pensavo. Quindi al prossimo livello prendiamo questo qua. Dobbiamo aumentare le nostre combo in maniera proprio terribile. Beccati questo. Ai. Ecco fatto. Distrutti quasi tutti con un colpo. Beccati questo. Dio mio, che male. Ammetto che questo ha fatto abbastanza male. Beccati questo. Nah, troppo. Non ha una grande gittata il colpo caricato. È per i nemici che ti stanno attorno. Certo, sicuramente farà male, però non come dovrebbe. Beccati questo. Allora, dobbiamo
subito puntare all'altro. Ah, non ho fatto in tempo. Vabbè, è morto almeno. Ti spacco la faccia. Eh sì, ti piacerebbe, eh? Ah, che non sono più scemo, eh? Non ci casco due volte negli stessi maledetti trucchi. Ecco fatto. Appena vedo che fai quella cazzata lì, subito ti punto io. Ecco fatto. Vieni qui. Beccati questo. Maledizione. Sì, 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 l'ho visto, tranquilla. Ecco fatto. Tutti oggetti che ci possono servire. Tizio di salvataggio. Ergo, o c'è un combattimento grosso o arriva tutte le altre squadre. Va bene, vediamo chi c'è qui. Strano, nessuno, questo vuol dire che arriveranno sicuramente tra poco. Ok, ここで待機するわ。つぐみ、フラッグを持った敵が射程に入ったら知らせて。Chi ti dice che abbia la bandiera? 了解。ねえ、カサネ。ユイトと一緒に龍神区の怪異と戦ったって本当？Yuito Smeraghi no kotonara honto da kedo. Quanto ci fai che perdo la bandiera perché si sono messi a parlare? Doste te. Yuito to Nagi ga kai ni korosare kaketeta no tasuketa dake yo. Sore yori Hanabi. Anata, Yuito to naka ga ii no? Cosa? Esatto. Quanto, oddio, quanto è cliché tutto ciò. Kare dou iu ningen? Shinrai dekiru no? Sore wa mochiron. Shinsetsu da shi yasashii shi. Sore ni Baki-chan gutsu o atsumetari suru kawaii toko ga. Baki, eh? Ne. Nan de sonna koto kiku no? Moshikashite Kasane? Kita. Yuito, Shiden, Kagerouhan. Dovremmo combattere? Janai. Aitsura. まさかお姉ちゃんを。もしお姉ちゃんが怪我してたら、ゲンマもナギもユイトたちも潰すわ。大丈夫だよ。ナオミも。Io ho un bruttissimo presentimento sulla sorella。今なら私の銃で先制攻撃ができそう。No, aspetta。いえ、カッコ撃破しましょう。主導権を与えず仕留めるわよ。Prende R2 a giusto tempismo dopo aver schivato l'oggetto proiettile lanciato contro di te, attiverà intercetta. Ok. Ti sarebbe piaciuta? Oh, comunque, fortino il ragazzo. Mi dispiace, prima le signore. L2. Vediamo cosa gli facciamo. Ah! Ma che male! Ma te sei impazzita, ma... Siete compagni di squadra, eh? Mazzina! Bastardo?
危なかったわ。やっ、ci metti troppo tempo. Ah, doppio combattimento? Curati. Yes! Colpo finale. La son vista brutta, Yuito fa male. Penso sia tutto scriptato, ma fa male. Uff, l'abbiamo rischiata. Hai ottenuto bandiera, prova sul campo. C'è stato il rischio di perdere. C'è stato proprio il rischio di perdere. Yori niotte Yuito ni maketa! Beh, non c'eri neanche. È vero, è stata una bella battaglia. Beh, vi siete fatti dividere, vedi tu. Ho rischiato, quindi. È stata una battaglia alla pari, Yuito. 今回はつぐみと花火の力が大きいわ。あなたの班は仲間との連携に問題があっただけで、やっぱりあなたの力自体は評価できる。 Più di questo cretino elettrico. ありがとう、重ね。別に褒めてはいないけれど。あ、そう。 Adesso la rossa ci guarda male. 私、何か面白いことを言った? Che cosa abbiamo ottenuto? Potenziamento MK. Wow, hai usato il tuo stipendio per una roba da 200G. Yuito, dove sta? Un messaggio? Sei una delusione come figlio. Grazie a te per aver speso il tuo stipendio. Yeah! Kagero, mezurashi. Oh? Nani ka? Comunque loro due sono sicuramente nemici a livello di combattimento, perché lui diventa invisibile, lei lo può vedere. Sekkaku shinjin ga kitan da kara, kakkoii tokoro misetakattan da yo. E invece hai perso. Ah sì? Quindi era pure truccata la cosa. Oh, salito di livello. Che sarà il messaggio del padre. Ah, l'hai pure deciso, perché dopo che ci hai combattuto, giustamente. Secondo me c'è qualche intermezzo strano fra la loro famiglia, fra Yuito e lei. Non ti dico che siano fratelli, però... Però facciamo un salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.